Guardavate la macchina per creare neuromod, tutte le robe così, le robe craftabili. Allora, ho creato troppe neuromod e me l'ha bloccato, sì. C'è la missione che non posso più farle, ma per sbloccare il blocco di sicurezza devo andare in un punto di un dottore e togliere il blocco di sicurezza, perché al momento lo usa. Ho creato 5 neuromod e non me le fa più creare. Allora, mi sono potenziato H a meno livello 3, così riesco a sbloccare tutto quasi senza problemi. E questo è un riassunto generale. Vabbè, sollevamento 1 e riparazione che dovrò andare a potenziare qua, almeno riparazione, tutto a livello 2. Smantellamento, mi permette di prendere roba in più dai robottini. Questo è molto importante. Esperti materiali, la resa del ciclo del 20%, quello è molto buono. E a parte quello non ho visto niente di interessante al momento, vediamo se mi trovo da qualche parte qua. Che se non si fanno male sti cosi, scusa. Guarda che mi fa male. Guarda, non si fa niente. Oh! Vabbè, in volo. Sono morte? No. Beh, vanno in mezzo alle fiamme, non bruciano, scusa. Aspettatemi qua, vado a curarmi con l'operatore scientifico. Un secondo. Oh, operatore medico, minchia voli lì sopra. Oh, eccomi qua, si era buggato quel cosino lì sopra. Porca vacca, ce l'ho fatta finalmente. Pensavo di aver trovato una cosa nascosta. L'ho trovato, ho trovato due cadaveri, però niente di nuovo. Questi nemici, non li ho uccisi io, forse non me li farà cogliere se non li uccido io. Ehi! Ehi, qua giù! E tu che? Homo sapiens! Ricerca completata. Homo sapiens, umano. Umani. Punti deboli, gru, danni psichici, stordimento, immunità MP. Spettro. Ricerca massima, operatore al massimo, uomo massimo, il tessitore non è molto alto. Quindi che manca ancora un coso. Ti servono armi? Munizioni? Ho visto uno dei cervelloni entrare in quell'armeria. Ho visto il codice che ha usato. Tirami fuori di qui e ti dirò il codice. Mi chiamo Aaron. Aaron Ingram. So che la mia vita non vale un fico secco, ma nessuno si merita questo. Ah, quindi fedina penale volontaria approvata. Premi richiedi registrazione. Età 33, data missione 33, Siberia. Ah, trascorsi criminali, traffico umani, rapimento, adescamento minore, distribuzione indiscriminata di sostanze controllate, furto di identità. Oh, ma che? Ehi, che cosa leggi? La mia fedina, eh? Ah. Giuro sulla tomba di mia madre che sono solo Sì, menzogne, sì, sì. scritte per farvi premere il pulsante con la coscienza pulita. Ok, ascolta, voglio essere onesto. Qualcosa di vero c'è. Non ero uno stinco di santo. Ma questo è sbagliato. Su via, devi farmi uscire da qui. Sì, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, mi liberare perché facciamo una cavolata colossale. Magari ci sono pure gli spiriti. No, è uno invisibile, lo so bene io.
I veri criminali non hanno gradito il fatto che attingevo alla loro pila di rubli. Ma scusa, avevano le mani in pasta nel governo. E così mi hanno spedito nel gulag. E poi sono finito qui, capisci? Ma scusa, ma se io ho già entrato, che ho calato il... Tu che mi serve il tizio adesso? Fucile la pompa, prendi munizioni. Ah, adesso... Questo è il fucile a pompa. Ah, io ma c'avevo già un fucile a pompa. Eh sì, il fucile che avevo tipo RDD lì C, ma siccome c'è la versione completa vi danno tutto, vi danno a quanto pare. Allora, siccome io non ho più bisogno di liberarlo, che c'ho già il codice, proviamo. Ehi, calma, che diavolo stai facendo? Dio, quelle teli che fanno escono fuori i mimi? Che cosa ci fa qui quell'essere, eh? Che stai facendo? E beh? Merda! Tu! Ti avevo detto di non farlo! Oh, merda! Cavo. Le persone tendono a proiettare la propria umanità su ciò che non comprendono. I Typhoon uccidono senza esitare. Non perché sono malvagi, ma perché non possono fare altrimenti. Sai cosa abbiamo scoperto? Che sono privi di neuroni specchio. Nonostante tutte le loro meravigliose abilità, c'è una cosa che non hanno: l'empatia verso la sofferenza degli altri esseri viventi. Sta in materiale esotico. Morgan, non hai esitato affatto. Di certo non era un brav'uomo, ma avresti agito diversamente trovandoti nei suoi panni. I Typhoon possono soltanto uccidere e distruggere, ma tu sei umano, hai possibilità di scelta. Sì, tanto è inutile, io ho bisogno di materiale esotico. Io volevo solo materiale esotico. Allora, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 materiale esotico. La verità è preoccupante. Ogni neuromod prodotta dalla Transtar contiene materiali esotici derivati dai Mimic. Se hai prestato attenzione saprai come vengono creati i Mimic. Ma che cavolo. Che si sdoppia sto scemo. Ma che è immortale? Caspita, che è immortale qualcosa. Ok, lo giuro, non lo farò mai più. January, tranquillo, lo prometto, non lo farò mai più. Materiale esotico l'ho preso e non volevo. Mi hanno costretto. Oh, ma sono resistenti però, Quello che temevo. Gli scienziati stavano lavorando a qualcosa quando sono morti. L'accesso al gas è chiuso durante gli esperimenti. Protocolli di sicurezza. Dovrai finire ciò che hanno iniziato. Negli anni 60 e 70 le prime squadre di ricerca provarono a comunicare con i Typhoon, ma si rivelò impossibile. Le loro strutture cerebrali sono altamente sviluppate e premeditate, ma anche inavvicinabili. Non parlano una loro lingua, non comunicano. Sembra persino che non ci vedano. Non come vediamo noi, intendo. Ovviamente generalizzo quando dico noi. Contrariamente a te, io non sono una persona. E allora che ti lamenti? Vieni a farmi la predica. Vieni a farmi la predica, porca vacca. Blocco locale attivo fino alla conclusione della procedura.
compromesso. Attenzione, sala diagnostica compromesso. È un po' elettrico ragazzo, Attenzione, sala diagnostica compromesso. Stanno smontando. Porca vacca la mia vita, oh. Terminato. Blocco locale annullato. Avviso di sistema. Necessarie riparazioni. Porca vacca, che male mi ha fatto quel coso, Che male, gente, Utilizza nuvole, va adesso, ma era... No, si è liberato, lifted. Uno si è liberato. Sì, però... Cioè, utilizzo del null wave, ma non faceva niente null wave. Ah, cavolo, è vero, potevo usare la granata per quei tipi, ecco, perché... Scosse elettriche, non ci ho pensato, perché non sono abituato ancora, ma... Lanciavo la granata anti... e diventava uno spettro normale, diventava. Per salto devo ricordarmelo, perché... Che mi ha fatto veramente un sacco di male, quel coso. Operatore tecnico transfer. Vabbè dai, c'ha uno di vita, c'ha, no? Non è che muore, no? Deve venire lì e toccarmi. Sento poco bene. Mi serve riparazione più alta. Che cacchio? Mi sono appena curato. Ti chiedo, la porta si è aperta da sola. Qua da qualche parte. Ora sempre quello. Mitsuko Tokaji. Mitsuko Tokaji. Così, oh, che trapassa tutto. Sì, vabbè, dai. Non si può schivare normalmente, Si può schivare normalmente, sparando e muovendosi destra e sinistra, no? Talmente lento che bisogna per forza sparare e correre via. Perché prendi i mimic morti qua dentro? No, non mi fido di entrare dentro, no. Tanto so che devo fare fuori un tessitore, quindi.
Ah, sono stati fatti fuori da quel coso. What? Ho fatto il giro. Torrette automatiche Eradicator. L'ultima difesa della Transtar in caso di emergenza. Fragili, ma facili da assemblare. La cosa più notevole è il loro psicoscopio integrato. Sono in grado di distinguere tra bersagli umani e alieni. Non dovrebbe essere un problema per te, dato che non sei un alieno. Esatto. Raggiungi il giardino botanico. Morgan, dove stai andando? Non potrai usare la capsula d'emergenza di Alex senza... Aspetta, chi sei? Identificarsi, prego. What? Come chi sei? Morgan, sono January. Quell'operatore era un modello obsoleto e difettoso. O anche peggio. Alex, i Typhon sono tutti contro di te. Fidati di te. Fidati del video che hai registrato. Dobbiamo trovare le chiavi d'innesco e distruggere Talos One prima che sia troppo tardi. Ho un po' di rifornimenti, vai, che bello. Posso ancora fare la missione di December, quello là. Obiettivi. Tracciamento personale, hangar carico. Chi è December? Compro la chiave della magia di Axe, divisione Neuromod, che non so se posso ancora andarci dentro. Ma quanta roba ancora, oh. Questo non mi piace. Queste gallerie corrono lungo tutta la stazione. Si tratta di condotti per il trasporto di corrente, acqua e aria. Ma gli operatori le usano anche per trasferire merci dall'hangar di carico su fino al giardino botanico. Data la scarsità di personale in questa zona, mi aspetto una presenza minima di Typhon. Ma potrei anche sbagliarmi. Beh, grazie. Vedi che parte roba di musica a caso. Guardando se c'è qualcosa di nascosto qua in mezzo, no? Guarda, c'è un coso piccolino qua. Ma sono roba facoltativa proprio. Niente di importante. Sì, ma si è fatto fuori da solo qualcosa. Ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui, ve lo giuro. Forse devo analizzarle prima, vero? Mi sa di sì. Ricerca
Ah no, basta uno, per fortuna. Nido di cestoide. Non so cosa sia il nido di cestoide. Nido di cestoide sembra dello stesso materiale a forma maggior parte del tifo. Unendo sembra facile come cestoide. Una struttura di orbitale che è probabile che i tessuti li usano per segnare perfino a difendere il torre. Tenso lontano. Inutile. Inutile quelle cose, insomma. Non danno niente anche. Vabbè, sono un tipo di kamikaze quelle cose, guarda. Esplodono. Musica, musica a caso parte, no? Musica totalmente a caso. Che palle sto livello però, eh. Combo letale, eh? La maggior parte dei nemici sono più forti di te, almeno all'inizio, prima di avere un attimo sul posto. Ma dov'era? Ma scusa! Ma dov'era? Ma dai, però. Madonna. Mi è sbucato. Da qua, tipo qualche zona qua mi ha toccato. Inseguono, guarda, guarda. Vedi, sono. Vedi il coso che giravano. Questi cosi girano. Ecco perché. Ma questi che giravano mi hanno trovato e mi hanno inseguito, insomma. Sono entrati da qualsiasi cosa che si muove. Urbetti, Se vedi sono sti piccolini che mi hanno rotto il minchione. Sperando che non mi arrivano addosso. Olla.
coccolini schifosissimi. Scusa, se uno non sa il codice condotto in manutenzione qua dentro, come fa a passare? Per me è che c'ho l'Haki. Meno male, ho voluto mettermi l'Haki. Livello 3 almeno. Sì, vabbè, che roba è lì in fondo. Ma che roba è lì in fondo, cioè...